Sono Biagio, ben arrivati in questa nuova rubrica che si chiama Oggi Spiego. Oggi parliamo di Final Cut Pro, è il programma col quale edito i miei video qua su YouTube, ma anche su Instagram e a volte su TikTok. Vediamo oggi i comandi essenziali, cioè come lo uso io, visto che alcuni me l'hanno chiesto. Allora, appena lo aprite, questa qua è la schermata. Lo so, può dare un po' di timore, un po' di paura, perché vedete che ci sono mille cose. Rispetto a iMovie, che è un po' più intuitivo, questo qua in effetti è più adatto anche a produzioni cinematografiche, quindi anche molto complesse. Cosa facciamo per prima cosa? Dobbiamo avere una cartella nel computer nella quale abbiamo inserito tutti gli elementi che vogliamo mettere in questo video. Questa è una cosa che si fa un po' con tutto, no? Quindi io l'ho fatta qua sul desktop, che si chiama Viaggio a Monte Carlo. Ecco, voglio fare un po' un collage di foto, video e anche musica. Quindi riapro Final Cut. Prima cosa, mi creo un evento. Che cos'è? Qua a sinistra abbiamo questa tendina, faccio clic col tasto destro e seleziono New Event o Nuovo Evento, dipende se ce l'avete in italiano o in inglese, no? Nuovo Evento. Se volete ci date un nome, possiamo chiamarlo Viaggio a Monte Carlo. La libreria di destinazione, per adesso ci interessa poco, però di solito si chiama Untitled, che la troverete anche nella cartella video del Mac. Però se volete crearvi una libreria nuova, ad esempio mi sono creato quella HDR, nel caso volessi fare video in HDR, visto che adesso vanno un po' di moda. Se volete il tutorial anche per l'HDR, scrivetemelo qua sotto, che ve lo faccio. Quindi però restiamo sull'Untitled. Faccio ok. Ecco che è comparso qua a fianco Viaggio a Monte Carlo. Adesso tutto quello che faccio qui finirà in quella cartella lì. Adesso vado qua sotto e faccio New Project. Esce questa tendina un po' complicata, però possiamo dare il nome al progetto, io non lo do mai, però se volete chiamiamolo video. Adesso lo stile del video, vedete che c'è anche verticale, se volete metterlo su Instagram cliccate verticale, se no io starei sul 1080p HD, la primissima opzione. Queste cose qua sotto per adesso non le vediamo, cioè lasciatele così che va già benissimo così come sono. Ecco, adesso qua cosa è successo? Abbiamo in alto, vedete, video lol, che è il progetto, quindi tutto quello che ci sarà qui sotto sarà tutta roba che è parte del progetto. Invece qui sotto c'è la timeline. Se io scorro, i minuti aumentano o diminuiscono. Qua ci trascino quello che voglio. Tipo, iniziamo a inserire un video che vogliamo tagliare e montare. Clicco qua, Finder, vado su Scrivania e clicco la mia cartella. Ecco, questa qua dovete tenervela sempre a fianco. Adesso io inizio con questo video qua. Se voglio vedere un'anteprima, potete anche far così, fate play. Vedete che si vede una minuscola anteprima del video, una cosa utile questa qua. Va bene, scelgo questa, cosa faccio? Clicco e la trascino qui. E adesso la lascio. A posto. Io posso scorrere col mouse per avere un'anteprima rapida di quello che c'è in questo video. Se però adesso voglio allargare questa riga che c'è in basso per poter tagliare in maniera molto più precisa, devo cliccare il tasto Command sulla tastiera. A meno che non abbiate come me una tastiera Windows, allora cliccate questo tasto qua, cioè il tasto Windows. Se clicco Command e più, vedete che si allunga questa tendina in basso. Così posso scegliere se tagliare in maniera più precisa o meno. Vedete, se invece faccio meno, si accorcia. Se voglio fare qualunque modifica devo prima cliccare questa linea qua sotto, così. Così diventa contornata di giallo e vuol dire che adesso si può modificare. Ecco, adesso voglio tagliare un pezzo di questo video. Faccio Command B. Così vedete che ho creato questo taglio qua. Voglio tagliare una parte precisissima di questo video, allora vado ad esempio qui, voglio tagliare questo pezzo. Faccio ancora Command B. E adesso devo selezionare, vedete, il pezzo che ho ritagliato. E adesso clicco Delete sulla tastiera. Cance, ecco, e mi ha cancellato il pezzetto. Se invece voglio togliere pochi secondi in maniera molto rapida, vedete che compare questo simbolino, che una volta è a sinistra, una volta è a destra. Io se lo clicco e trascino il mouse, compare un'anteprima del pezzo che sto tagliando. E vedete che sotto contemporaneamente si accorcia pian piano, quindi vedete che ho tagliato un pezzo che se voglio posso rimetterlo. Metti che mi sono pentito, clicco qui, vado stavolta a sinistra, riaggiunge quel pezzo che si è tagliato e si vede anche l'anteprima sul nostro schermo. Ecco, voglio alzare un po' il volume stavolta. Io se passo qui, compare 00 decibel, vuol dire quanto lo alzo o quanto lo abbasso. Se clicco e salgo col mouse, si alza anche il volume fino a 12. Se invece scendo, si abbassa fino a 0. Se voglio aggiungerci una musica sotto, clicco su questa seconda tendina. Ho varie fonti dal quale prendere l'audio. Ci sono già preimpostati moltissimi audio e effetti di Final Cut. Clicco. Voglio ad esempio prendere questo jingle qui, lo prendo e lo trascino e lo metto qua sotto, è meglio. Vado in questo punto qua dove ho tagliato il video e taglio anche l'audio col comando di prima. Per quest'altro pezzetto faccio cance
e l'ho tolto. Qua a lato, in basso, ci sono tutti gli effetti, quindi se cliccate questa tendina qui, mostra o nascondi la barra degli effetti. Ci sono moltissimi effetti, guardate. Qua potete sbizzarrirvi, però se volete una veloce anteprima, basta che ci passate su, tipo black and white, e vedete che il video diventa black and white. Se ci piace il black and white, lo prendo e lo trascino anche lui sopra il video, non sull'audio, sopra il video. Se voglio dare un effetto anche alla musica, scendo e arrivo su audio. E qua ci sono mille effetti e distorsioni audio. Lo clicco, tengo premuto e lo trascino sull'audio. Questo vale per tutti gli effetti, sia audio che video. Li trascino sul pezzetto che ho già tagliato. In questo caso nel video ho già un audio perché questo qua è iniziale. Quindi se voglio posso incollare gli effetti audio anche sul video. Il suono di quello che succede dentro al video verrà distorto anche lui. Adesso invece io faccio un taglio qui, vedete, accorcio un po' questo pezzo, voglio aggiungere una transizione, tipo un effetto sfumatura. Allora clicco stavolta questo tasto che è mostra o nascondi la barra delle transizioni, e anche qua ci sono mille effetti per fare le transizioni, quindi ne cliccate uno a caso, tipo black hole, lo metto qui e adesso ho questo effetto, vedete? Così. Voglio aggiungere un titolo, magari voglio metterlo in sovraimpressione. Quindi sovraimpressioni io qua scelgo tra questi miliardi di titoli, lo prendo e lo trascino, stavolta sopra, vedete che compare, lo lascio. Qui adesso scrivo il mio titolo. Posso prendere questo pulsantino centrale e lo sposto ovunque. Posso mettere gli effetti anche al titolo che posso, vedete, accorciare così o allungare. Se voglio aggiungere anche una foto, va bene, la prendo dalla mia cartella, la trascino qui, ecco. Così dopo il video avrò anche una foto, solo che la foto ha dei bordi neri, quindi posso tenerli, se no posso cliccare qui e posso scegliere crop, mi croppa la foto di modo che diventa schermo intero. Certo se ne taglia un pezzo, però se voglio, ecco, ho il video e anche un'immagine intervallata al video. Se voglio che la foto si muova anche, allora riclicco questo tasto e faccio Ken Burns, che posso usarlo per zoomare la foto o anche per ottenere effetti di spostamento. Vedete, qua si vede da dove partiamo, partiamo da qui, start, e finisco sul cespuglio. Quindi seleziono le caselle, le metto nel posto finale, possono anche essere fuori, posso far vedere anche un pezzo di nero se voglio. Proviamoci, che la freccia ci fa vedere come si muoverà la foto. Faccio done, fatto, si vede la foto che si muove. Se voglio andare avanti e indietro nella mia timeline, questa qua, clicco il cursore che c'è qua in basso e posso muovermi a sinistra e a destra. Se voglio rimpicciolirlo, stringerlo, clicchiamo ancora Command, meno, e vedete che si riduce. Per salvare il video, adesso mettiamo che è finito questo video, lo voglio salvare, clicco qua in alto, esporta. Vi consiglio di scegliere YouTube e Facebook, così abbiamo già una compressione giusta per YouTube, che la qualità rimane alta, però ci diminuisce un po' il peso del file. Lasciamo per oggi i comandi così come sono, faccio Next, e scelgo in che cartella metterlo. Questa è un'infarinatura generale di questo programma, però se avete dei dubbi o delle cose che volete approfondire, che adesso non vi ho detto, scrivetemelo qua nei commenti, che possiamo fare altri video legati a questa rubrica Oggi Spiego. E noi ci vediamo al prossimo video. Se volete vedere come io monto i miei video e come utilizzo queste cose che vi ho detto, ci sono ovviamente gli altri miei video su questo canale, tra tanti altri temi. Grazie e a presto.